80 anni fa veniva scritto uno dei capitoli più infamanti della nostra storia. Nel 1938 entravano in vigore le leggi razziali. Migliaia di italiani venivano privati dei propri diritti a causa del loro credo religioso. Secondo le tesi spacciate per scientifiche contenute nel Manifesto della razza, gli italiani appartenevano alla razza ariana e pertanto dovevano preservare la loro presunta purezza emarginando i non ariani. La scienza ha poi dimostrato ampiamente l'assurdità di tali affermazioni, ma nel 1938 tanti ebrei romani furono privati delle proprie imprese e del proprio lavoro. Quasi un secolo dopo, le istituzioni si sono incontrate al Tempio di Adriano per partecipare alla cerimonia commemorativa durante la quale è stata scoperta una targa a memoria di questi italiani. Questo luogo che è simbolo di una società che cresce, di una società che si impegna, oggi ricordiamo coloro che di questa dignità furono privati, ma con una prospettiva al futuro affinché quello che è stato ovviamente non accada più e perché i giovani imparino che di fronte anche a una legge indegna, ci si può opporre e si può invece crescere in libertà e con rispetto reciproco. Ricordare è importante, io sostengo fortemente il potere curativo della memoria, ci può aiutare a non commettere gli stessi errori. Fondamentale ricordare quanto è stato e farne tesoro affinché i valori fondanti, la nostra società, non siano nuovamente calpestati in nome di teorie che nulla hanno a che vedere con la nostra identità.